Dove vai? Vieni qua. Dove? Vieni qua. Se ti becco la scimmia, inteso la scimmia, se becco quella scimmia, perché questa è una scimmia che ce l'ho qui e poi va in giro per la casa, per tutto. Amici e amiche, bentornati su questo canale di creativi e creative e anche collezionisti. Sì, perché già da qualche video fa, insomma un po' di video fa, insomma non so quando uscirà questo video, ma avete visto che un po' mi è presa questa scimmia delle Scala 1.64, che sono praticamente delle auto in diecast che hanno le misure delle Hot Wheels, per chi magari conosce di più le Hot Wheels o le Majorette, le vecchie Majorette, non so se esistono ancora, comunque ditemelo, forse sì, ma ditemelo sotto nei commenti. Questa scimmia è scoppiata grazie a Loris di Modellismo Baracca, il negozio di Monza con cui collaboro quando si può e di cui vi lascio sotto il link ovviamente, e saluto appunto Loris, perché quando ha iniziato a parlarmi di queste 1.64 e le aveva lì in negozio, ho detto beh sono belle, cioè, son molto belle, perché no, prendiamone una, massimo due, poi mi serviranno per i miei lavori e per chi mi chiede accessori in scala 1.64. Vi assicuro che non sarà l'ultimo video che vedrete su queste scala 1.64. Queste due ve le faccio vedere subito sul tavolo, intanto vi chiedo semplicemente se volete, se avete voglia, di iscrivervi al canale e ovviamente trovate sotto tutti i link possibili, immaginabili, compreso il tasto abbonati. Avrete tutta la leggenda, vi vedrete quello che si può fare, quello che non si può fare, ma ve lo dico subito io, perché dal primo livello in poi c'è già la mia email per avere un supporto e dal secondo livello in poi invece ci sono video esclusivi che magari usciranno tra mesi o non usciranno mai per gli utenti normali, mentre saranno a disposizione degli utenti abbonati, che ringrazio perché sostengono il canale e mi fanno andare avanti, perché altrimenti insomma queste non arriverebbero da lì. E oltretutto ci sono anche dei file gratuiti che metto a disposizione sui miei store gratuitamente solo per gli abbonati, quindi ci sono un po' di vantaggi. Secondo me dovete andare a darci una sbirciata e vi ringrazio già dall'inizio. Ma siamo qui per parlare di queste due auto scala 1.64, nello specifico, anche se poi ve lo ridirò sicuramente sul tavolo, c'è una Lamborghini Aventador SVJ in versione giallo Orion e una versione della, questa è una Mini GT, e invece un'altra versione che è un altro marchio che non avevo ancora acquistato per vedere anche un po' com'era, ed è una Era Car, sempre in scala 1.64, ma questa era un po' particolare, oltre ad essere tra l'altro quella meno costosa, ma era particolare e l'ho voluta un po' per il colore, perché in realtà la macchina dovrebbe essere proprio del colore di questa scatolina, che è questo verde acqua, insomma dovrebbe essere metallizzato, ma poi in questo caso è una Nissan GT-R50, ma poi questo design di quest'auto è stato fatto in collaborazione con la Ital Design, quindi una ditta italiana, e quindi mi faceva piacere farvela vedere e averla nella mia piccola collezione al momento. Non si sa poi quando, come, perché, ma secondo me ne arriveranno altre. Una sono sicuro che ne arriverà, forse due, che sono un po' particolari, perché sapete che a me piacciono le cose particolari, prendere le cose normali non mi interessa, non... che senso ha? Che senso ha? Non ha senso. Ma allora, andiamo sul tavolo e vi faccio vedere queste due auto. Come vi dicevo, è partita la scimmia anche per queste 1.64 e in questo caso, come vi ho detto prima, ho un'auto con un marchio già visto sul canale, quindi delle Mini GT, e un altro marchio che invece è la Era o Era Car, dipende da come la vogliate vedere. Anche queste
appunto prese da Loris, da Modellismo Baracca, che appunto sotto vi lascio tutti i link, ma le devo ancora aprire e quindi andiamole a vedere insieme, perché le andiamo a scoprire. Una cosa che non vi ho detto la scorsa volta è che alcuni modelli, che possono essere Era, le Mini GT mi sembra di no, ma le Era e le Pop Race sono quasi sicuro, alcuni di questi modelli, di queste case, hanno dei modelli apribili, quindi o che si apre il cofano o che si aprono le portiere. E la cosa bella di aprire le portiere di queste mini auto un po' più dettagliate delle Hot Wheels è che magari si aprono insieme al finestrino, perché c'è anche il finestrino, quindi è una cosa un po' più raffinata, mettiamola così. Ma andiamola a vedere e io direi di aprire senza che mi si incidenta. Intanto vi dico subito che sto acquistando queste auto, ma sono auto di un certo tipo. Non le prenderò tutte, ovviamente, perché non mi sembra proprio il caso di prenderle tutte, ma prenderò solo quelle che mi piacciono o solo quelle un po' più particolari, come in questo caso. L'unica leggermente, diciamo, più vicina alle stradali è questa Nissan GT-R 50 by Ital Design, quindi un design che hanno studiato con una azienda italiana. Però prima apriamo le Mini GT, la Mini GT che in questo caso è una Lamborghini Aventador SVJ con questo giallo che loro chiamano giallo Orion. Andiamo ad aprirla subito senza fare danni, ok, vediamola un po' nel suo splendore, e se vuoi uscire però mi fai un piacere, ok. Togliamola qua, oh, guardate che bel giallo, bello possente, un po' come la scatola, anche la scatola c'ha sto bel giallone. Mamma mia ragazzi, ma anche questa è spettacolare, guardate anche qui i cerchi, sono bellissimi, sono estasiato da queste auto. E adesso non voglio dirvi una stupidata, ma no, non ve la dico una stupidata, ma anche l'alettone, lo spoiler posteriore è di metallo, oltre a essere tutta di metallo perché è una diecast, ma i dettagli che ci sono su questa Aventador io li trovo pazzeschi. Ovviamente dopo ve le faccio vedere in maniera più dettagliata con dei v-roll magari, e vi faccio vedere nei dettagli come sono fatte, ma guardate che spettacolo di auto, cioè è fantastica, a mio modo di vedere è bellissima. E come vi dicevo, io sto acquistando le auto un po' più particolari, le supercar piuttosto che macchine da corsa o prototipi, perché sono un po' più dettagliate, hanno tutte le decal, insomma sono auto di un certo tipo. Anche questa SVJ in realtà c'ha una piccola particolarità qua sul lato, appunto SVJ, e però questo giallo su una Lamborghini a me piace da morire, mi stava cadendo anche questa. E mi piace veramente tanto, i dettagli sono veramente fantastici, dentro si vede poco, tutto nero stavolta, però devo dire che a livello estetico è veramente veramente bella, bella bella. Guardate anche i fari con questa sorta di argento, insomma, che sul trasparente, che comunque fa vedere che è un faro e molto simile a quello che è l'originale, ovviamente, ma è veramente veramente bella. Ve la lascio qua un attimo per farvela vedere, guardate che roba, cioè è uno spettacolo, perché per me è uno spettacolo. Va bene, abbiamo visto la Lamborghini, adesso vediamo l'altra, perché ovviamente l'altra avrà, adesso la rimettiamo nella sua scatola un attimino, così almeno siamo tranquilli. Andiamo ad aprire questa della Era, che tra le due è quella tra l'altro che costa meno, perché costava una decina di euro se non sbaglio questa, mentre la Mini GT è intorno ai 13-14 euro. Andiamo ad aprirci anche questa senza rompere nulla magari, ok, perfetto, sempre scala 1,64, ringrazio sempre Loris perché alla fine è sempre gentilissimo e mi fa scegliere con tranquillità, quando si va lì nel negozio poi si chiacchiera,
Insomma, è sempre bello andare lì nel negozio. Quando riuscirò a far uscire questa macchinina saremo tutti contenti. Ok. Oh, guardate qua. Ecco, questa per esempio è un esempio. Io non l'avevo ancora aperta. Questa è appunto la Nissan GT-R 50 con il design Ital Design, quindi un design dato da una casa italiana e di questo ne sono molto molto fiero addirittura. Allora, qua abbiamo il cofano. Adesso estraiamo la macchina e togliamo anche da questa parte, ci sarà uno scoccettino, immagino. Sì, una sorta di pellicolina attaccata con lo scotch. Se la facevate un po' più semplice, grazie. La prossima volta cercherò di essere anche più rapido, ma noi la togliamo perché siamo degli animaletti. Ok, sta venendo via. Ok, perfetto. Pellicola e mamma mia. Ok, eccolo qua. Allora, a parte che è un colore molto molto bello, mi piace un sacco questo colore, è bellissimo. Guardate il cofano, come è fatto, ovviamente di metallo. Qua ci sono i due pin per essere agganciati al cofano, ma c'è anche il motore, ovviamente. Non totalmente rifinito, perché vedete che ci sono delle parti che non sono dipinte, non sono colorate. Però devo dire ragazzi che wow, cioè è fantastica. Adesso io sto controllando se magari si apre da qualche parte perché non si sa mai che viene via qualcosa. Però anche questa ha l'alettone. Se, no, questa è di plastica. Questa è di plastica, non è in metallo come la Mini GT. Però abbiamo appunto il cofano che adesso andiamo ad appoggiare sopra, vediamo come si incastra. Ah, bellissimo, si incastra praticamente alla perfezione. Sì, non è né troppo lasco né troppo stretto, diciamo che ci sta. Queste ERA hanno invece lo chassis in plastica, però come vedete ci sono delle rifiniture comunque di nota, voglio dire, ci sono gli scarichi, c'è la targa, insomma, appunto i fari posteriori che non sono dipinti ma sono proprio pezzi da quello che vedo. E questa appunto è questa Nissan GT-R 50. Allora, devo dire che si sente che sono diverse tra la Mini GT e la ERA. La cosa che mi fa, anche qua se ci sono i cerchi, la cosa che magari mi fa un po' più arricciare il naso è appunto il telaio sotto in plastica, ma sappiate che sia questa che la Mini GT che le altre auto che ho acquistato e vedrete che magari avete già visto nel video precedente hanno una peculiarità che per esempio le Hot Wheels non hanno. Quindi hanno delle viti intanto per aprire lo chassis ed eventualmente cambiare dei pezzi o essere customizzate, perché sapete che ci sono tanti customizzatori anche di Hot Wheels. Queste in realtà sì, sono customizzabili fino a un certo punto, nel senso che talmente hanno dettagli che secondo me non ha molto senso fare delle custom, a meno che non fate delle custom davvero esagerate. Allora lì potrebbe avere un senso. Comunque sia, devo ammettere che per il costo, quindi complessivamente circa una decina di euro, devo ammettere che non mi dispiace per niente. Anche il colore è molto particolare. Questa sorta di verde acqua metallizzato, molto molto carino. Il fatto che si tolga il cofano può essere una cosa in più, anche perché con questi pin è vero che non vedi i ganci, quelli che di solito si trovano in certe macchinine che appunto permettono di aprire e chiudere il cofano. Io sinceramente quasi preferisco quello. Avere i pezzi staccati potrebbe essere rischioso, magari perché li perdi piuttosto che non si agganciano bene o non si chiudono bene. Dipende dai punti di vista. Forse preferisco di più appunto avere i ganci anche se sono troppo a vista, però forse preferisco di più i ganci. E anche questa GTR 50 della Era Car la trovate da Loris.
se ha ancora questo modello. Comunque trovate le Eracar anche da Loris lì in modellismo baracca. Cosa dirvi d'altro? Che adesso ci salutiamo, vi faccio la carrellata solita per farvele vedere bene, ma poi ci salutiamo. Bene, le auto le avete viste, avete visto che differenza c'è anche a livello di dettaglio, non tantissimo sotto un certo punto di vista, però a mio avviso per quanto riguarda i dettagli forse vince a mano bassa la Mini GT, mentre la Era, essendo anche più economica, ci sta che abbia un po' meno dettagli, puntano sul fatto in questo caso specifico che ci sia il cofano apribile o comunque che si possa togliere per vedere il motore non propriamente tutto dipinto, però insomma costa anche una decina di euro contro 13-14 euro di queste Mini GT nelle versioni tradizionali, quindi nelle versioni standard. Ce ne sono altre, versione limited, qualcuna anche col cofanetto, ci sono delle edizioni di Formula 1 della Red Bull con tutti i personaggi, tutti i meccanici, sempre in scala 1.64, bellissimo, ovviamente costa di più, però devo dire che entrano a far parte della mia collezione queste due auto e non saranno appunto le ultime. Sì, perché la scimmia ormai è partita, prima o poi quella che è in giro qua per casa la becco, sicuro, e vediamo che fine fa. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, come al solito, spero vi sia stato utile, tra virgolette, se magari volevate scegliere una di queste auto, come al solito sotto ci sono tutti i link di Modellismo Baracca, e se potete andate a trovarlo, appunto sotto trovate anche il suo indirizzo, è un piacevole passatempo anche andare lì, acquistare anche solo qualcosina, perché sicuro uscite con qualcosa, ma anche solo per fare quattro chiacchiere tra modellisti è favoloso, è bellissimo a mio modo di vedere. Quindi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!